Così la cosa da filosofo noioso, che la cosa bella di questo tipo di pensiero della somiglianza, che il pensiero all'identità è il pensiero del terzium non dato, Certo. il pensiero che A, l'identità vuol dire uguale a se stesso, A uguale ad A. E quindi A uguale ad A, che vuol dire che A è diverso da B. Quindi le progressività sono due, o si è uguali o si è diversi, terzium non dato, non c'è questa possibilità. Questo è il principio della guerra, per sempre saltare una serie di livelli, dire che il terzo invece è dato. Perché esiste la somiglianza, esistono vari livelli, di colpo smonta questo meccanismo, quindi le tante cose, la somiglianza. Mi è piaciuto. Ultima cosa che, visto che sei filosofo, se lo ricordiamo, chi, a me lo sembrerebbe, che essere stato un po' il primo nella storia del pensiero filosofico, che diciamo occidentale, tanto per intenderci, che ha tirato fuori l'identità? Parmenide. Parmenide. E secondo Parmenide, l'identità a chi apparteneva? All'essere. Punto e basta, cioè, è poi Platone che dice: no, l'identità appartiene anche alle idee, la moltiplichiamo, la distribuiamo, eccetera. O Aristotele, le sostanze, ma per me è l'essere che è identico, cioè, punto e basta. No? Domanda. Sì. Alle volte io non mi sento in me, non mi sento in linea con me stessa, con l'idea che ho di me. E quindi come ci dobbiamo, cioè, la tua idea è che è un sentimento che non dovremmo mai più provare, cioè che non ci dovremmo mai sentire in disequilibrio con un se stesso che fondamentalmente, cioè, quanto ha a che fare con la coerenza rispetto a un'idea che sia di Quante sé? volte io mi sento in difficoltà con me stesso? Non è che io vi dico, ragazzi, adesso usate il termine condivido, adesso usiamo il termine somiglianza, tutto va a posto. No, sto solo dicendo, cerchiamo di, come dire, affrontare certi problemi con una strumentazione concettuale che io ritengo un po' più adeguata. Ecco. Se affrontiamo certi problemi con l'idea della identità, l'idea dell'individuo, cosa abbiamo? Abbiamo una disparità tra come stanno le cose e la rappresentazione che noi abbiamo di esse, che è una rappresentazione distorcente. Che può fare ammalare anche. Esatto. Io spesso dico, si dice identità, ma in realtà è somiglianza. Si dice identità, ma è somiglianza. Io sono mattina quando mi alzo dirò somiglio molto a me stesso. Il problema è che quello è il fatto che cambiamo, e c'è un paradosso nella vita Teseo, che in questa nave man mano cominciano a sostituire un asse dopo l'altro, no? Perché marciscono, allora prendono, man mano si fermano, prendono nuovo legno e sostituiscono. Finché, a forza di andare avanti, dopo diversi anni, la nave, ogni asse, ogni singolo asse, ogni singolo chiodo della nave è stato sostituito. Allora il punto è, ma la nave è ancora una di Teseo oppure no? E questo potrebbe farci chiedere se una volta che tutte le nostre cellule sono cambiate, una volta che abbiamo attraversato tante esperienze, siamo ancora le stesse persone, siamo ancora identici a noi stessi oppure no? Ed è un tema, è un grande, no, dilemma filosofico. Oggi, con il concetto di Francesco Remoti, ci viene in mente che forse quella nave ha qualcosa in comune, assomiglia a quella di prima, anche se non è Certo, identica a se quella una di visione prima. dicotomica, Mi chiedo non c'è se soluzione. Assomiglia. no, non c'è soluzione, è un'aporia. Lo risolvi con la somiglianza. Se viene in esame la nave di Teseo e lui dice il fatto che cambiamo ogni pezzo, alla fine certo, hai una nave diversa. Ma lui dice, e quei pezzi che sono stati, le recuperiamo, li rimettiamo insieme. E qual è allora la nave di Teseo? Quella vecchia o quella nuova? Sono simili. E lì porto l'esempio anche del tempio di Ise, della dea del sole giapponese, un tempio dedicato alla dea del sole. Pensate che i giapponesi avevano fatto domanda all'UNESCO perché venisse riconosciuto come dono dell'umanità, eccetera. Risposta: no. Perché no? Perché ogni 20 anni loro smontano il vecchio tempio, si spostano un po' più in là, qualche metro più in là, ne costruiscono uno uguale, ma con materiali, materiale ligneo, cioè
il legname preso dalla foresta circostante, però ecco qui vedi l'identità come funziona. Per i criteri dell'UNESCO no, ci deve essere una permanenza anche dei materiali. Sì, non c'è l'idea di tempo. Invece loro incorporano il tempo. Ma secondo me il concetto degli altri è un concetto processuale. Certo. E lì tu l'hai visto che lì ci ho infilato anche le capitali mobili africane, dove questi regni avevano delle capitali che alla morte del sovrano venivano distrutte. Poi qualche mese per vedere un po' chi spuntava come tra i contendenti, eccetera, chi vinceva, diciamo così, questa competizione, diventava il nuovo sovrano, si ricostruiva la capitale su un'altra collina e c'erano dei clan che avevano, senza scrittura, queste società, avevano il compito di ricordare il piano urbanistico. Attenzione, erano capitali, il capitale del Buganda conteneva da 20.000 a 60.000 abitanti, la capitale dei Luba era... E si spostavano tutti. La capitale veniva spostata di qualche chilometro, di qualche eccetera eccetera. Anche lì, come dire, incorpori il tempo. Sulla base di quello che hai ascoltato, quale ulteriore domanda potremmo farci per continuare la nostra ricerca? Io credo che la domanda potrebbe essere questa, cioè riguardante il rapporto tra il modo con cui ci rappresentiamo le cose e come le cose stanno. Cioè voglio dire, non pensare che tutto si riduca a rappresentazione. Ci sono delle resistenze, ci sono, no, la realtà è ricca. Secondo me, ecco. E quindi l'importante, a mio modo di vedere, come dire, unirsi con gli strumenti, ecco. La domanda quindi riguarda un po' il rapporto tra rappresentazione e il modo con cui ci rappresentiamo. Certo, aver smontato questi concetti di una serie di presupposti, il tema è com'è che riusciamo a capire che cosa non è semplicemente rappresentazione. Quindi sì, un po'. Anche un po' quello che dicevi tu, anche la dipendenza, no? È vero, cosa rimane, cos'è che non possiamo far finta che non ci sia? Ecco, non solo, ma dipendenza anche a noi ignote, che non sappiamo. Certo. Influenze di vario genere. E questo è un bel tema di ricerca. Facciamo una puntata 2. Va bene, grazie. Grazie a voi.